Grazie, Anna. Bene. Allora, vorrei dire due parole nel salutare tutti i numerosissimi, devo dire, maestri, amici, colleghi, allievi che sono qui questa sera e con grande piacere li vedo e li saluto tutti. Naturalmente, ringrazio enormemente Maurizio Bettini per aver accettato di fare questa conversazione, che sarà molto di più di una conversazione, sono sicuro, con noi. Ringrazio Giorgio Jeranò del laboratorio Dionysos, che ormai, insomma, come in tante altre occasioni, collabora. Anzi, è lui che ha pensato, insomma, questa prima fase di incontri. Collabora con il Laboratorio di Storia Antica in varie iniziative, tra cui questa che sta avendo un grande successo, che gode del finanziamento del Centro di Alti Studi Umanistici, che è parte integrante del progetto di eccellenza finanziato dal Ministero nei confronti del nostro Dipartimento di Lettere. Questo mi tocca dire, ma ho anche il piacere di dirlo. Lascio immediatamente la parola a Giorgio Jeranò per presentare il nostro ospite, che, come si suol dire, e questa volta è ancora più vero che mai, non ha bisogno di presentazioni, però per salutare Maurizio Bettini sul piano anche personale, molto affettuosamente, per dire una cosa che non gli ho mai detto, cioè che io l'ho sempre letto da quando ero appunto una matricola universitaria. Ho letto anche cose così, narrative, no? Però sono passati decenni prima che glielo abbia detto. Ora lo confesso pubblicamente. E aggiungo che l'ultimo libro, che ha tra l'altro, oltre che un contenuto estremamente interessante, ha questo titolo meraviglioso, Hai sbagliato foresta, no? E mi è particolarmente piaciuto perché Maurizio lo sa, io condivido, tra le altre cose che condivido con lui, condivido la convinzione che veramente l'identità sia uno dei più pericolosi idola tribus del nostro tempo. E quindi è stato veramente bello, insomma, poter leggere questo libro. Lo spero che lo sia per molti dei ragazzi che a lezione e in altre occasioni hanno già fatto tante domande su questo libro e sul suo autore. Grazie ancora a Maurizio Bettini e a tutti. Grazie, io saluto tutti i partecipanti, ringrazio molto Maurizio Bettini perché noi siamo davvero felici di concludere questo primo ciclo, credo, perché ce ne saranno altri di incontri su Noi e gli Antichi con lui, cioè con uno dei più grandi studiosi del mondo antico, dal quale credo tutti noi abbiamo imparato e abbiamo imparato su quel confine molto particolare in cui gli studi filologici e letterari si incontrano con lo studio antropologico delle civiltà antiche, con lo sforzo di definire il sistema di pensiero, la mentalità propria dei popoli antichi e spesso, come Maurizio Bettini ci ha insegnato, spesso una mentalità diversa, se non opposta alla nostra. E Maurizio Bettini ha insegnato a lungo a Siena, dove ha fondato appunto un centro di ricerca importante che si chiama Antropologia e Mondo Antico, ma ha insegnato molto anche in tante università straniere, soprattutto a Berkeley, anche in anni recenti. Di tutte le sue opere, io vorrei solo citarne due che rendono conto anche della varietà di approcci e di interessi, di Bettini. Una che io continuo ad amare particolarmente di molti anni fa, che si chiama Il ritratto dell'amante.
che è un libro, devo dire, meraviglioso, tradotto in molte lingue, che indaga quei testi letterari, quei racconti mitologici in cui ci sono personaggi, uomini o donne, che si forgiano, che rimirano ritratti di amanti perduti o di amanti lontani. E spiega cosa significa questo gesto, che significato ha l'immagine come doppio della figura assente o della figura perduta, tra l'altro con uno stile e una scrittura magnifica, perché come ci ricordava Maurizio Giangiulio e poi Maurizio Bettini si è cimentato anche come narratore, come romanziere. E l'altro libro è quello che citava appunto adesso Maurizio Giangiulio, cioè quello più recente, appena uscito, che si chiama Hai sbagliato foresta, il sottotitolo è Il furore dell'identità, è appena uscito dalle edizioni del Mulino, ed è un libro che racconta appunto, come dire, la mitologia e l'ideologia spesso mistificante delle radici, dell'identità. L'idea, la presunzione di potersi trincerare dietro una purezza etnica, un'identità nazionale che possa essere definita in modo assoluto, da cui escludere gli altri, quelli che appunto non sono della tribù. E tra questi altri ci sono appunto gli stranieri, e qui veniamo al tema della conferenza di oggi, che appunto stranieri o barbari, greci e romani a confronto. E quindi lascio davvero con grande gioia e ancora con grande gratitudine la parola a Maurizio Bettini. Grazie, grazie. È sempre bello essere presentati da degli amici perché, per quanto le presentazioni siano sempre, come dire, un po' al di sopra dei meriti del presentato, in questo caso almeno c'è l'affetto dietro che le rende più, come dire, in qualche modo più vere. Quindi grazie Maurizio, omonimo, grazie Giorgio per aver anche ricordato dei libri a cui tengo, Il ritratto dell'amante, a cui sono molto affezionato. E quest'ultimo è Sbagliato Foresta, in cui prendendo spunto da una quartina di caproni, perché è una cabaletta di caproni, no? La cabaletta dello stregone benevolo si chiama, e che appunto si conclude con questo verso. E direi che appunto questo libro di cui voi così generosamente avete parlato si connette abbastanza bene alla conferenza che ho in mente di fare oggi, che appunto affronta temi che tagliano questo, per me spesso drammatico, argomento che è l'identità. Ora, i greci, come appunto ci insegnano soprattutto Maurizio Giangiulio e Giorgio Ierano, ci hanno fatto dei doni grandissimi, ci hanno lasciato dei doni grandissimi, letterari, culturali, filosofici, artistici. Non dimentichiamo il dono che ci hanno fatto del linguaggio. Moltissime delle parole che noi usiamo, di questo poi Giorgio si è occupato recentemente, sono parole che ci vengono direttamente dalla Grecia. E voglio fare però un po', come dire, il polemico. Ci hanno lasciato in eredità anche dei doni un po' avvelenati. Cioè, non è tutto oro quello che viene dalla Grecia. Il primo esempio che vorrei fare di dono, diciamo, non prettamente aureo, che ci viene dalla Grecia, è questa nozione, questa parola e questa nozione che è autoctonia. Autoctonia che significa appunto di questa stessa terra, autos ecton. È un concetto che ebbe una grande fortuna ad Atene in un certo momento storico, ma che fu condiviso anche da altre città greche, secondo il quale i greci, scusate, gli ateniesi sarebbero proprio nati dalla terra dell'Attica, cioè ci sarebbe un legame strettissimo fra la terra che loro abitano e se stessi, i loro corpi, le loro vite. Ora, questo mito, che è chiaramente è un mito di autoctonia, trova riscontro anche, come sempre accade con i miti, in altre versioni che dicono la stessa cosa con storie diverse. Se noi pensiamo alla regalità, ai miti di regalità di Atene, ci sono ben due re, Cecrope ed Erittonio, che sono dei re per metà serpenti, il che significa
manifestare attraverso il linguaggio simbolico, che è proprio spesso del mito, manifestare il rapporto ctonio direttamente con la terra, perché il serpente è animale ctonio per eccellenza, e anzi uno di questi sarebbe stato generato direttamente da Erittonio, sarebbe stato generato direttamente da Gaia, la terra, e dallo sperma di Efesto. Quindi sono proprio dei prodotti della terra. Questa versione del mito, queste versioni del mito vanno poi in contrasto con l'altra, ben nota agli storici greci, che è quella che invece vuole Teseo fare un cinicismo, cioè insomma racconta la storia in tutt'altro modo. Però oggi ci interessa questa, l'autoctonia. Ora, l'autoctonia ha questo pregio dal punto di vista ideologico, cioè crea una comunanza di origine a questa comunità, e fa di questa comunità una comunità superiore a tutte le altre, perché ha un contatto strettissimo con la terra su cui vive. Praticamente fra loro e la terra non c'è stato nient'altro, non c'è stato nessun altro. No, sono loro, direttamente connessi con la terra. E questo naturalmente porta automaticamente all'esclusione da quel territorio di tutti coloro che non sono, come si dice, autoctoni. Purtroppo questa parola ancora si usa, no? E ha questo, come sappiamo, dei riflessi sullo stesso diritto, perché ad Atene non si diventa cittadini, si è, se uno è figlio di due ateniesi è cittadino, altrimenti non può acquisire la cittadinanza ateniese. Se pensiamo per conversa a quanto avviene a Roma, in cui addirittura un padrone, liberando uno schiavo da privato, crea un cittadino, non subito, diciamo, a pieno titolo, ma alle generazioni successive e poi quella dopo, cittadino a pieno titolo. Ecco, già vediamo due grandi paradigmi culturali a confronto, no? Quello ateniese, in cui si è figli della terra e in cui si diventa cittadini, infatti i romani concedono liberamente la cittadinanza a molte popolazioni, e quello romano in cui si diventa cittadini e in cui, sottolineo, nel mito di fondazione ci sono un gruppo di raccogliticci che vengono da tutta Italia, i quali, come racconta Plutarco, portano con sé ciascuno una zolla di terra, della terra da cui provengono, e una volta scavata la fossa di fondazione gettano le zolle delle singole terre di origine in questa fossa e poi le mescolano. Quindi se ad Atene, diciamo, nel mito dell'autoctonia, che è uno dei tanti possibili miti di rappresentazione dell'origine della città, è la terra che crea gli uomini, a Roma sono gli uomini che fanno la terra. E questa è una differenza, diciamo, di quelle grandi, no? di quelle grossi. Naturalmente inutile che dica che il mito dell'autoctonia dovrebbe suonare come una musica dolcissima alle orecchie di tutti gli identitari di questo mondo, perché quale identità più pura, più sacra, più perfetta può esistere di quella che presuppone che chi abita una certa terra ne sia direttamente figlio? Miti. Sappiamo che purtroppo miti del genere allignano persino agli Stati Uniti, dove gli autoctoni ci sono semmai i nativi americani che sono stati distrutti, e comunque se si vuole essere, come dire, laici, completamente non lo sono neppure loro autoctoni, perché anche i nativi americani arrivano da un'altra parte. Questo è il primo, diciamo, cattivo regalo che la Grecia ha fatto alla cultura occidentale. Ne ha fatto un secondo, non so se più o meno grave, ma insomma, l'invenzione della nozione di barbaros. Ora, noi sappiamo che barbaros, ce lo dice la linguistica comparativa, significa propriamente balbuziente. Questo in confronto con il latino balbus, l'antico indiano barbarach, cioè quindi barbaros è propriamente colui che balbetta. E del resto Strabone a un certo punto dice all'origine del termine barbaroi, all'origine questo termine fu usato con un valore offensivo per designare coloro che, non essendo greci, pronunziavano le parole in modo impastato e aspro.
ma in seguito venne utilizzato come etnico per differenziare gli stranieri dai greci. Allora, quello che, diciamo, la lingua greca ci mette di fronte è una designazione dello straniero in termine, si direbbe con un anglismo derogatorio, in termine offensivo. Cioè, per dire straniero, perché barbaros questo significa straniero, io uso una metafora che parte dal linguaggio e lo designa come qualcuno che balbetta. C'è poi un altro modo per dire straniero in greco, che è xenos, ma gli xenoi chi sono? Gli xenoi sono quei greci che non appartengono alla mia comunità, cioè xenos, un beota per un ateniese, e però un persiano e un barbaros, ecco. Quest'uso di definire lo straniero in termine offensivo, direi ridicolo, perché poi il balbuziente nella cultura antica più volte è sottolineato e messo in evidenza come un personaggio ridicolo, che fa ridere. Ora, questo modo di definire lo straniero in termine, come dice Strabone, offensivo o semplicemente ridicolo, già dice molto dell'etnocentrismo che caratterizza i greci. Noi sappiamo che molti popoli hanno designato se stessi, perché i greci mica sono gli unici a questo mondo, magari, hanno designato se stessi addirittura come gli uomini e hanno designato gli altri come uovo di pidocchi, pesce cani, scimmie di terra. Qui, anche se si scorrono le pagine di Levi-Strauss, si trovano moltissimi di questi etnici offensivi per i popoli che non sono noi. Ora, i greci non sono arrivati al punto di definirsi gli uomini, noi soli, però sono arrivati al punto di definire barbaroi, cioè ridicoli, balbuzienti, coloro che non sono come noi. Perché? Perché parlano la nostra lingua in maniera impastata. E adesso è un'esperienza che possiamo fare anche noi quotidianamente. Quando incontriamo un immigrato, la prima cosa che ci colpisce è il fatto che parla l'italiano in un modo, specie se è qui da poco tempo, in un modo barbarico, cioè sembra che balbetti, non lo parla bene. I romani, ecco, vabbè, poi naturalmente sto facendo una conferenza che taglia molto di grosso, chiedo scusa quindi agli specialisti presenti, e sto sintetizzando molto. È ovvio che poi col tempo barbaros viene a significare anche semplicemente straniero, senza connotazioni negative, e che lo stesso Strabone dice saggiamente, beh, però considerate che quando noi greci parliamo le lingue degli altri, allora noi siamo barbari per loro. E questo veramente sembra di ascoltare Montaigne, con una frase del genere, quindi è chiaro che non si può ridurre la cultura greca a, grossolanamente a alcune definizioni. Però resta il fatto che c'è un inizio, perlomeno negativo o derogatorio, della definizione dello straniero. Come stanno combinati i romani? Beh, i romani stanno combinati in un modo diverso, perché se si esplora il linguaggio, diciamo, la sfera semantica dello straniero a Roma, non si incontra nessun modo offensivo per definire chi non è romano. Lo straniero si può chiamare in molti modi a Roma, si può chiamare peregrinus, si può chiamare o externus o exterus o extraneus, cioè uno che sta extra, che sta fuori, opposto al domesticus, quello che è di casa, diciamo, oppure un adventitius. Un advena è un sopraggiunto. Sembra quasi che l'espressione inglese newcomer, che si usa proprio per definire l'immigrato, ricopra perfettamente l'advena dei romani. Il peregrinus poi è colui che attraversa l'Ager, cioè quello che è venuto attraversando l'Ager romano. C'è poi questo termine abbastanza affascinante, hostis. Hostis nel linguaggio arcaico di Roma non definisce il nemico, come poi sarà, ma definisce
giuridicamente il peregrinus pari iure cum populo romano, cioè lo straniero che gode parità di diritti con il popolo romano per certi negozi. Tra l'altro è interessante che hostis è, diciamo, alla stessa radice di hospes, l'ospite. Quindi non c'è un termine che definisce lo straniero in maniera derogatoria, in maniera negativa. E quindi come fanno i romani? A un certo punto imparano male dai greci, cioè cominciano a chiamare gli stranieri, anche loro, barbari. Si mettono a chiamare gli stranieri barbari e lo fanno distinguendo i greci dagli altri popoli. Per esempio, Cicerone nelle Divinazioni a un certo punto dice, beh, il fratello Quinto che parla, ci ammettiamo che i barbari, cioè mesopotamici, la gente del Caucaso, eccetera, siano vani e ingannatori, ma ci ingannano forse le storie dei greci? Cioè, barbari e greci sono la stessa cosa. Oppure, se i barbari stanno dalla mia parte, se ci stanno i greci, e anche i nostri antenati la pensavano così, allora ho ragione io. Cioè, greci e barbari sono tenuti distinti, pur essendo entrambe due categorie di non romani. È interessante vedere come, allora, linguisticamente, i romani tendono a mettersi sullo stesso piano dei greci, chiamando barbari quelli che non sono loro. E adesso, se voi pensate a quelle frasi che si imparavano, io mi ricordo che l'ho imparata a scuola questo, doctus in utraque lingua, no? Che conosce entrambe le lingue. Utraque lingua era il greco e il latino, cioè, come dire, era già un modo per presentare queste due lingue quasi che fossero gemelle, il greco e il latino, in utraque, in entrambi, non c'è neanche bisogno di nominarle, no? In realtà poi, come vedremo più avanti, i romani hanno un atteggiamento, e perdono sempre il mio tagliare di grosso, parlo di romani, di greci, ma insomma sto cercando di dare un'idea molto, molto generale del problema. I romani avranno anche un atteggiamento piuttosto ambivalente nei confronti dei greci, perché poi spesso in realtà li definiscono vani, leggeri, infidi, insomma, privi di molte delle virtù che sono tipicamente romane. Ma insomma, su questo magari torno a parlare verso la fine. Ma ecco, se i romani chiamano barbari i non greci e chiamano greci i greci, che cosa sono i romani per i greci? Cioè, i greci come li considerano? Dunque, qui il problema si ingarbuglia, perché a partire dal III secolo, allorché Roma si affaccia sul Mediterraneo come una potenza di tutto rispetto, vi sono intellettuali greci quali suggeriscono che Roma fosse una città greca. Allora, in questo modo la Grecia avrebbe fatto rientrare Roma insieme ai suoi abitanti all'interno del proprio universo culturale. Questa è una tendenza che ricompare molto visibilmente, diciamo, viene molto dispiegata, soprattutto nell'opera di Dionigi di Alicarnasso, cioè lo storico dell'epoca di Augusto. Allora, giochiamo un po' con i controfattuali, no? Ammettiamo che questa teoria, che i romani erano, che Roma era una città greca, che i romani erano discendenti dei greci, fosse stata accettata, che cosa sarebbe accaduto? Che i romani sarebbero stati automaticamente esclusi dal novero dei barbari. Però non bisogna confondere le teorie di alcuni intellettuali con la percezione comune, perché in realtà i romani sapevano bene che i greci li consideravano barbaroi a tutti gli effetti, pure loro. Quindi si crea questo squilibrio. I romani non chiamano barbari i greci, chiamano barbari tutti gli altri, ma i greci chiamano barbari i romani. E questo, per esempio, Catone, che come buon conservatore, diciamo, temeva moltissimo l'ingresso delle lettere greche a Roma, l'ingresso della cultura greca a Roma,
in una frase famosa, diceva: i greci hanno giurato di uccidere tutti i barbari con la loro medicina, e lo fanno facendosi pagare, per guadagnarsi così la fiducia e produrre più facilmente la rovina. Quindi non solo ci avvelenano, ma si fanno anche pagare. Anche noi romani ci definiscono barbari, e anzi, con un epiteto ancora più ingiurioso, ci chiamano opici. Opici, che poi sarebbe opicoi, in greco, ed è la trascrizione greca, diciamo la recezione greca dell'etnico romano oscus, quello che per i romani è oscus. E diventa opicus anche in latino, diventa poi sinonimo di rozzo, ignorante, illetterato. Uno, diciamo, delle tante ingiustizie perpetrate dagli stereotipi identitari, anche nel passato, perché in realtà sappiamo benissimo che gli osci non erano affatto né rozzi né illetterati, anzi avevano sviluppato una loro cultura, avevano delle città, avevano dei teatri, eccetera. Però Opicus diventa un etnico offensivo, come dire, un burino, un terrone, questo è l'Opicus, però più che altro sul piano dell'essere illetterato, dell'essere analfabeto. Ora, che i greci chiamassero i romani barbari lo sapevano bene anche i commediografi latini, che su questo giocavano. E qui si crea un affascinante gioco di rifrazioni, no? Perché, dunque, come si sa, la Palliata romana, la commedia romana Palliata, era considerata, diciamo, era rappresentata come se fosse una serie di, fosse una serie di avvenimenti che si svolgevano in Grecia. L'ambientazione era greca, Atene, Epidauro, non so quello che fosse. Gli attori portavano il pallium per sembrare greci, e quindi avevano nomi greci. E quindi la finzione era che questi attori, che parlavano ovviamente perfettamente latino, in questo affascinante latino che è un po' colloquiale e un po' iper ricercato, che è il latino di Plauto, che non è affatto un latino volgare, come in passato a volte si è detto, anzi, ma è una missione affascinante di queste dimensioni, però è un latino a tutti gli effetti, però simulavano di essere greci. Di conseguenza, quando capitava che facessero un'allusione a costumi romani, e questo capitava spesso, perché era comunque uno spettacolo che si svolgeva a Roma in occasione dei ludi megalenses o di altri ludi religiosi, quando facevano allusione dei costumi o degli eventi romani, dicevano presso gli stranieri, perché così davano l'impressione che loro erano in Grecia, del tipo, quando Plauto fa un'allusione abbastanza coraggiosa al poeta Nevio, che era stato perseguitato dai metelli, e lui dice, c'è un poeta straniero che sta così, così, eccetera, eccetera. Oppure, quando Plauto stesso, nei suoi prologhi, dice questa commedia è stata scritta da Menandro, ma Plauto l'ha tradotta in una lingua straniera, in realtà sta dicendo, sta facendo lo stesso gioco, no? Noi siamo in realtà in Grecia e quindi il latino che voi adesso ascolterete è una lingua straniera. Ma che parola usano i comici? Usano barbarus. Cioè, Plauto dice Marcus vortit barbare, lo ha tradotto nella lingua barbara. In un certo senso, prendendosi gioco dei greci che chiamano i romani barbari, se lo assume per sé, ci si diverte, ci fa dell'ironia sopra, ovviamente la gente rideva, e sono quei fenomeni, diciamo, interessanti, no? Ce ne sono altri nella storia di chi si assume un epiteto in qualche modo offensivo, derogatorio, per sé, se lo ripete, ci gioca. Questo avviene anche oggi negli Stati Uniti con l'espressione nigger, né quello del nostro negro, the nigger. Fra loro, per esempio, i neri possono dirsi hey nigger, how are you doing? Come stai, nero? Naturalmente questo non lo può fare un bianco, però. Lo può fare solo un nero. Ma è lo stesso modo, diciamo, dipende se questo nigger, che era
altamente offensivo, detto da un bianco per un nero, all'interno della comunità nera ci si gioca e ci si diverte. Vabbè, è un qualcosa di simile a quanto avviene con il Barbarus dei Romani. E quindi questo però non fa altro che rimettere in evidenza questo disequilibrio che c'è tra Greci e Romani. Perché? Perché i Romani non possono chiamare barbari i Greci, ma i Greci possono chiamare barbari i Romani. A questo punto, e lo fanno, a questo punto vorrei fare un salto abbastanza ardito e porre una questione. Ed è la questione, niente meno, del mito di origine della città di Roma e del popolo romano. Che, come voi sapete, benché stia dentro una rete ingarbugliatissima di miti, perché les origines de la légende troyenne à Rome è uno dei libri più grossi, più famosi, quello di Perret, ma poi tanti altri sono stati scritti, perché questa leggenda troiana della fondazione di Roma è poi fatta da un reticolo di miti differenti. Però di fondo che cosa c'è più o meno stabilmente? Che i Romani, la città di Roma, deriva da un antenato troiano che viene da Troia. E comunque sia, al di là del reticolo di miti e della sua storia, è questa la versione che poi si afferma con il grande poema della latinità, che è l'Eneide. L'Eneide pone un legame diretto tra un troiano fuggiasco, Enea, fuggiasco da Troia, e niente meno che la famiglia regnante. Cioè, attraverso un filo che passa prima da Enea, poi attraverso Iulus, il figlio troiano, cioè quello che Enea si porta da Troia, non il figlio che lui avrà poi in Italia da Lavinia. Attraverso Iulo, poi su Alba Longa, Romolo e Remo, che vengono, non a caso sono figli di una Ilia, quindi di una troiana, a tutti gli effetti, arrivano poi fino alla gens Iulia, a Cesare, ad Augusto, che è l'adottivo, ma insomma per un romano questo non significa nulla, e quindi c'è questa linea, diciamo, di purezza troiana che viene da un antenato fino alla casa regnante più importante che Roma abbia mai avuto. Quindi i romani hanno un'ancestralità troiana. Allora, chiarito questo punto, ma perché? Cioè, per quale strano mai motivo i romani, soprattutto quando sono all'apogeo della loro potenza, poi hanno un grande impero fra le mani, si scelgono un antenato così? Cioè, un antenato che è un perdente, un antenato che viene da una razza di sconfitti, di fuggiaschi. Naturalmente questo fa sistema con il modo romano di concepire la fondazione della città. Livio lo dice, la forza di Roma deriva proprio da questa miscolanza, cioè dal fatto che ci sono uomini che vengono da tutte le parti. Quindi, come dire, il fuggiasco ci sta bene nella mentalità romana della fondazione. La fondazione è fatta da stranieri. Ma perché proprio un troiano? Non avrebbero potuto scegliersi anche loro un greco? Come tante altre città poi in Italia hanno vantato un'origine ovviamente mitica da parte di qualche personaggio eroico della Grecia. Dunque, forse bisogna partire dal fatto, e ancora di nuovo mi scuso per essere così, per semplificare così tanto, ma partire dal fatto che in fondo il più grande evento di tutta l'antichità è comunque la guerra di Troia. La guerra di Troia è al centro del mito greco. E più ancora al centro di questo mito sta l'Iliade, il poema di Omero. Poema di Omero che è all'origine della letteratura greca, ma anche poi di quella romana, che è all'origine un po' di tutto.
che è la grande enciclopedia, il grande modello. Allora, avere in qualche modo un aggancio con la guerra di Troia e con l'Iliade era sicuramente importante. Ma i romani avrebbero potuto mettere questo piede nell'Iliade, scusate l'espressione, mettere questa zampa nell'Iliade, identificandosi con un popolo che, ancorché fosse il vincitore, però li definiva barbari, li aveva definiti barbari, e che loro non potevano chiamare barbari, ma gli altri sì. Ecco, questo forse è un po' un punto interessante da chiarire. Scegliendosi un'ancestralità romana, la cultura greca, un'ancestralità troiana, scusate, la cultura romana ha la possibilità di mantenere un piede molto forte dentro l'Iliade, dentro la guerra di Troia, pur stando dall'altra parte, non identificandosi con i greci, con i quali continua a esserci questa tensione, una tensione che poi normalmente si acuirà e avrà i suoi, come dire, anche i suoi risarcimenti con la conquista di questo territorio da parte dei romani, che ne faranno una provincia. Quindi, insomma, la storia poi, come sappiamo, è molto complessa. Però è una scelta che permette di mantenere un rapporto molto forte con l'Iliade, con la guerra di Troia, pur schierandosi dall'altra parte. Questa scelta che viene fatta, non so se per questo motivo, per una concorrenza di altri, ma insomma, che viene fatta in maniera così decisa dai romani, e da Virgilio in particolare, con l'Eneide, avrà poi delle conseguenze interessantissime, perché quest'idea della discendenza troiana continuerà ad attrarre molto nel seguito della vicenda storica dell'Occidente. Per esempio, quando Fredegario nel VII secolo cerca un antenato mitico per il popolo dei Franchi, perché c'è bisogno, ahimè, di una identità, no? Questo è il problema. Identifichiamoci, troviamoci un'identità. E quale maniera migliore per trovarsi un'identità dell'individuare un antenato mitico? Quando Fredegario cercherà un antenato mitico per i Franchi, dove lo trova? Beh, lo trova in Friga, antenato mitico dei Franchi, che fa diventare il fratello di Enea. Quindi i Franchi, in questo modo, guardiamolo dal punto di vista dei rapporti di parentela, diventano i cugini dei Romani, perché discendono da due fratelli, da Enea i Romani, da Friga i Franchi. Non contento, Fredegario poi trasforma in propaggine del ceppo di Friga anche i Macedoni, che si sarebbero distaccati dai troiani nello stesso momento in cui Francio, che anche lui è un eponimo diretto dei Franchi, si stanziò sul Reno o sul Danubio. È chiaro che anche la parentela con i Macedoni gli permetteva di, come dice Fredegario, di avere un rapporto diretto con dei fortissimi pugnatores come Filippo e Alessandro. Poi vabbè, Fregare ci mette anche i turchi, i discendenti di Enea, ma la cosa interessante è come questa ancestralità troiana gioca nel definire l'identità dei Franchi, nel definire la legittimità dei Merovingi, e poi tante altre volte nel seguito della storia verrà invocata per ridare un'identità forte, una parentela con Roma, ad altri popoli e ad altre case regnanti. Dunque mi avvio alla conclusione con qualche considerazione più leggera. Cioè, io ho detto in maniera abbastanza scherzosa che comunque i romani poi, come dire, da discendenti dei troiani, ai greci gliel'hanno anche fatta pagare, perché appunto hanno sottomesso il loro territorio. E sono tornati i troiani, insomma, si sono ripresi loro. Ma hanno avuto una vittoria ulteriore sui greci, che è decisamente curiosa. I greci si sono sempre definiti Hellenes.
I romani li hanno sempre chiamati graeci, greci. E il perché di questo etnico è abbastanza oscuro, perché graicoi esiste, sì, è stato usato, ma non molto. Il Marmor Parium, per esempio, dice che sì, in antichità si chiamavano graicoi, ma intorno, grosso modo, al 1521 a.C., insomma, data corrispondenza, avrebbero mutato il loro nome in Hellenes. Aristotele dice che si chiamavano Hellenes i Selloi di Dodona. Ah, si dice anche che sarebbe stato un certo eroe Hellenos a far chiamare Hellenes il coloro che si chiama prima graicoi. Però di fatto graicoi non è un termine che i greci usavano per definirsi, che si chiamano Hellenes. Esiste anche questo strano etnico Graes, che indicava una piccola popolazione dell'Illiria. Allora, fra le tante ipotesi che sono state fatte, perché il problema linguisticamente non è affatto chiaro, c'è che siano stati gli abitanti della costa dell'Adriatico, di fronte quindi all'Illiria, che avessero utilizzato questo nome, Graes, per definire quelli che stavano dall'altra parte, che erano dei greci. Insomma, però che cosa è accaduto? Che col fatto che i romani regolarmente hanno chiamato i greci graeci, il greco è graecus, noi tutti continuiamo a chiamare i greci con questo nome. Per noi sono i greci, per gli inglesi sono the Greeks, per i francesi le Grec, per i tedeschi dice il Griechisch, insomma, i greci stessi, poverini, giustamente si ostinano a chiamarsi col loro nome, però tutti gli altri hanno adottato questo nome che gli hanno dato i romani, in pratica, che hanno divulgato loro. Qual è l'origine, una, diciamo, delle ipotesi di origine di questo curioso etnico? Beh, una è che poi banalmente in latino ci sono tanti nomi etnici che finiscono in cus, quindi al plurale chi. Per esempio esistono gli aurunci rispetto agli ausones, quindi ausunci, quindi con l'aggiunta del suffisso co, i falisci rispetto a faleri e così via. Quindi sembra che questo co fosse un etnicizzante, un qualche cosa che veniva unito a una radice declinata altrimenti per dire etnico, appartenente a. Per cui potrebbe essere che i graes sono divenuti graecoi perché è stato applicato questo principio del co come elemento etnico. Però un linguista francese, Dubuisson, ha proposto una teoria che è, diciamo, perlomeno divertente, e cioè in latino il suffisso co, che troviamo in grecos, grecus, viene usato anche per creare numerosi aggettivi di carattere peggiorativo. Per esempio, uno che ha i piedi piatti in latino è plancus, quindi planus più cus. Oppure il mancino è mancus, quindi manus cus, con la mano sbagliata. L'uscus è l'orbo. Il raucus è quello come sto diventando io, insomma, che c'ha la raucedine. Vescus, il malnutrito, e così via. Allora, potrebbe essere che in questo co c'è una sfumatura negativa, di derisione. Questa è l'ipotesi di Dubuisson, che è carina e sul momento la lascia un po' perplessi, però se uno ci pensa bene, lui porta questi esempi a conforto della sua tesi. Dice, badate che spesso quando si dice grecus in latino ci si associano delle cose non belle. Cioè non si dice solo grecus, si dice grecus et levis, per esempio. Il greco è inaffidabile, è leggero. Ineptus et greculus, oziosus et greculus, greculus et fallax, è ingannatore, e così via. Insomma,
sembra che si associ il termine grecus a delle caratteristiche negative. La cosa più impressionante però, in effetti, è che in latino per dire gavazzare, darsi alla bella vita, divertirsi, sperperare soldi, si dice direttamente per grecari, cioè fare i greci. Ed è proprio un termine fortemente peggiorativo. In Plauto sono i pedagoghi, sono i padri severi che dicono dei figli per grecatur, congrecatur, cioè proprio sperpera il patrimonio, si dà la debauche, no? Sono tanti casi nella commedia. Oppure ci sono dei veri e propri, sempre nella commedia di Plauto, che in fondo è una testimonianza abbastanza vicina al sentire comune, ci sono dei veri e propri sbuffi di disprezzo verso i greci. Per esempio, questo è un quadretto famoso, c'è cioè il parassita Curculione, che come tutti i parassiti deve correre, come spesso anche i servi, ma lui va di fretta, e perché è invitato a pranzo, ha paura di perdere il posto, e si lamenta perché c'è un sacco di gente che gli impedisce il cammino, no? È una delle scene topiche della commedia. E allora Curculione a un certo punto si mette a gridare e dice questi greci, e attenzione che dice greci, non è che dice questi, proprio, sì che è greco anche lui, no? È buffo, vabbè. Questi greci che indossano il pallio, che vanno in giro col cappuccio in testa, che avanzano carichi di libri, questa è carina, cioè che sono pedagogici, gente di cultura, avanzano carichi di libri, di borse, che si fermano, si mettono a chiacchierare. Questi sono degli schiavi fuggiaschi, massima offesa per un romano, se così è un fuggitivus. Ti ostacolano, ti bloccano, se ne vengono fuori con le loro sentenze, greci, chiacchieroni, li vedi sempre a bere nel termopolio quando hanno rubato qualcosa, bevono e sono anchelare. Bevono roba calda con la loro testolina coperta, ti vengono incontro malinconici e brilli, se ne urto qualcuno, scusate la volgarità, gli caccio fuori dal ventre un peto alla polenta. C'è anche l'accusa di carattere identitario gastronomico, no? Il greco mangiatore di polenta. Non so se sarebbero contenti questi, diciamo, difensori della polenta come cibo etnico, identitario di certe zone dell'Italia. Qui, a quanto pare, il mangiatore di polenta è il greco. Tra parentesi, altre volte è il cartaginese per i romani, quindi insomma polenta. Quindi, ecco, una descrizione piuttosto forte, senza tanti giri di parole, no? Molto derogatoria, molto dura nei confronti dei greci. Che lui chiama greci senza tanti giri di parole, cioè, come dire, adesso sto parlando da romano, lasciamo perdere il pallium che indossa anch'io e la scena in Grecia. Questi greci non li sopporto. Ecco. Quello che colpisce di più è il fatto che questi greci girano con i libri e lo fanno arrabbiare per questo. Lui dice, questi girano carichi di libri. Ora, provate a fare un po' di metaletteratura. No, lui è un personaggio che, agendo in una commedia tradotta dal greco, viene da quei libri. Cioè, è nato da quei libri, è forte da quei libri. No, quei libri che Plauto ha tradotto, barbari. Quindi è curioso sentire questo personaggio che si arrabbia con i greci che portano libri, cioè, ben sapendo che viene di lì, ovvero il poeta che scrive questa scena in cui un suo personaggio se la prende con qualcuno che gira carico di libri mentre sta esattamente facendo il lavoro di tradurre dal greco, da un libero greco, quello che sta scrivendo. Ecco, forse però questo, e concludo, dà anche un po' un'idea di queste tensioni che indubbiamente ci sono tra la cultura greca e la cultura romana. Questi sono gli anni in cui la cultura greca sta letteralmente invadendo il mondo romano. Sono gli anni in cui
i poeti tragici, da Livio Andronico a Ennio, traducono le tragedie dei greci. Sono gli anni in cui i commediografi latini, che poi sono latini, diciamo, fino a un certo punto, perché sanno ben greco, traducono i testi della Commedia Nuova e li mettono sulla scena. Sono gli anni in cui Ennio traduce l'Evemero, o Euemerus, cioè questo raffinato testo che poneva niente meno che un'origine umana per tutte le divinità. Compone un poemetto raffinato di edifagetica che, ispirato anche questo alla letteratura greca, fa la parodia della poesia epica trasformando gli eroi in pesci e in ricette culinarie, no? Perché l'edifagetica è un libro di cucina, soprattutto centrato sul pesce, che Ennio scrive nel suo stile latino, epico, alla maniera dei greci. Insomma, è il momento in cui i greci, la cultura greca sta invadendo Roma. Quindi che ci sia una tensione in qualche modo fra queste due culture gemelle, no? Fra queste, in un traquelingua, come dicevo io, no? Queste due culture, come dicevo prima, a me non sembra tanto sorprendente. E la storia della cultura, di qualsiasi cultura, quindi anche la nostra, è piena di queste contraddizioni, no? Paradossi, attriti. Nello stesso momento in cui apprendi e traduci da una cultura, ecco, in quello stesso momento la deridi, in quello stesso momento la critichi o critichi coloro che ne sono i portatori, i greci. Ecco, questo mi sembra poi un fenomeno che forse in qualche modo dura ancora nelle affettuose polemiche che ci sono fra noi latinisti e voi grecisti. Ricordo con l'amico Giulio Guidarizzi facevamo questo gioco da cui uscivo perdente, perché lui diceva: noi abbiamo Platone e Plotino, e io rispondevo: vabbè, noi abbiamo Frontone e Frontino. Vi ringrazio. Grazie, grazie mille. No, in effetti è molto affascinante questo discorso che hai fatto su questo confronto ambiguo tra il conflittuale, l'ammirazione a volte reciproca, la diffidenza tra greci e romani. Ecco, poi è appunto un gioco che si prolunga, ma anche, insomma, il gioco delle vite parallele e di questi confronti fra latinità e gricità che prosegue. E io avrei già molte curiosità e molte questioni da porre, e quindi apro il... siccome però vorrei sentire tra i moltissimi partecipanti anche appunto le voci di altri, specie dei più giovani, so che ci sono anche molti studenti che quindi immagino di curiosità ne abbiano e non temano di porre anche domande, così che loro, senza timore che le domande possano apparire ingenue, perché assolutamente sono... no, anzi, ecco. Quindi... sono le benvenute. Esatto, perché apro quindi la discussione, quindi se volete segnalarvi attraverso la chat o aprire il microfono e intervenire, possiamo approfittare ancora un po' della presenza del professor Bettini. E se no, intanto inizio io, perché è una cosa generale su quello che dicevi all'inizio in particolare. È un discorso che tu hai illustrato già varie volte molto bene, cioè questa contrapposizione fra l'idea ateniese dell'autoctonia: noi siamo nati dalla terra, noi apparteniamo a quel luogo, abbiamo questa identità che è costruita su una radice forte, e appunto in effetti l'idea romana, testimoniata, sempre parlando a grandi linee ovviamente, dall'Eneide, che la città in realtà nasce come una concorrenza anche di genti diverse e di genti appunto spesso straccione, di profughi, di persone arrivate magari anche in maniera
avventurosa. Mi è venuto in mente però, sempre restando sul campo, che non è mio, ma azzardo, perché l'ho imparato anche da te, insomma, dell'Eneide, proprio in un altro tuo libro recentissimo, che in realtà che si chiama Dai Romani a Noi e che è uscito sempre dal Mulino, che in realtà è una conversazione con altre persone in cui tu ricostruisci un po' il tuo percorso intellettuale, però ricordi che nel dodicesimo libro dell'Eneide a un certo punto c'è un discorso abbastanza curioso della dea Giunone che dice, va bene, insomma, questi troiani non mi piacciono, ma accetto che si insedino qua, che vengano pure nella terra d'Italia, possono restare qui, ma devono dimenticarsi di essere troiani, devono cancellare la loro identità troiana, devono diventare latini. Ecco, qui c'è un discorso, come dire, in cui questa concorrenza di diverse genti è qualcosa che non preserva più le differenze, ma in realtà le assimila, che addirittura cancella un'identità. Sì, assolutamente. Il poema in qualche modo è contraddittorio, perché da un lato abbiamo questa forte presenza troiana a Roma, nella tradizione della Fondazione Romana, dall'altro c'è questo episodio a cui tu ti riferivi, che io poi ho anche studiato in un saggio specifico, in cui c'è una vera e propria pulizia etnica, in realtà, che viene fatta. Quando i due popoli si fondono, latini e troiani, Giunone esige che i volti, i visi addirittura dei discendenti siano dei visi latini, esige che la lingua sia il latino, esige che i mores siano quelli dei latini, eccetera, eccetera. E, insomma, dice addirittura che la parte troiana deve subsidere, che si dice dell'andare a fondo della feccia dell'olio e del vino, cioè scomparire. Quindi anche dal punto di vista proprio fisico c'è una disparizione dei troiani. Questo, come dire, pone un problema, che è quello, dice, ma scusate, cosa diavolo li avete fatti venire a fare dei troiani fino qui per farli scomparire? Ecco, in realtà io penso che questo è il discorso è molto, molto affascinante, molto interessante. In realtà scompaiono per gli altri, ma non scompaiono per Augusto e alcune altre famiglie troiane, perché lì invece il sangue troiano arriva attraverso Iulo, arriva direttamente. Cioè, come dire, è uno strano... Ricordo di averne discusso lungamente anche con amici storici, perché è abbastanza incomprensibile. Però è come se da un lato Virgilio dicesse vogliamo solo dei latini, dall'altro dicesse per la casa regnante e per i fondatori, cioè Romolo e Remo, noi vogliamo solo dei troiani. D'altra parte Cesare poi quello dirà quando farà l'elogio funebre di sua zia Iulia, lui si appellerà a un'ancestralità troiana e così sarà anche nell'enumerazione degli antenati troiani, diciamo, di Augusto nell'Eneide, nel sesto libro. Quindi è una cosa complessa. Vorrei concludere così. Il problema è che le identità sono sempre un gran pasticcio, non tornano mai del tutto. E questo dovrebbe far capire quanto sono fallaci, no? Tutto sommato. Perché poi accordarle, metterle insieme, è impossibile. Si finisce per fare delle forzature in un senso o nell'altro. Grazie. Dunque, io vedo adesso dalla chat Leonardo Cancilleri che chiede di fare una considerazione, gliela facciamo fare volentieri, meglio ancora se è una domanda. Possibilmente sintetica. Una domanda e una considerazione per me. Volevo citare Fidegario, io penso all'Utrando da Cremona,
che quando dice noi longobardi, noi borgognoni, burgundiones, noi sassoni, associamo all'idea di romano tutto ciò che è abominevole. E questa stessa tradizione derogatoria verso il nome romano la troviamo anche in quei critici che criticavano Ottone III per aver voluto trasferire la capitale a Roma. Per esempio, si rimproverava a Ottone III di aver preferito il paese del fratricidio. Il paese del fratricidio è l'Italia per via del fratricidio attuato da Romolo verso Remo. Poi volevo fare un'altra considerazione. Ho trovato molto interessante la parte in cui lei dice che è un termine etnico e che ha inizialmente un significato derogatorio, poi possa assumere un valore non derogatorio. Penso all'esempio dell'etnico che ha come radice Kanak, che poi c'è stata una popolazione che ha assunto questo etnico associandolo a qualcosa di positivo. Era semplicemente questa la mia considerazione. Cioè, volevo far notare come nella tradizione riconducibile ai popoli germanici esistesse esistesse un'idea positiva dell'idea di Roma, ma anche una negativa. La Questo volevo dire. ringrazio, ha assolutamente ragione. Il problema è che qualsiasi identità desunta dalla tradizione, o meglio, qualsiasi tradizione invocata per stabilire un'identità, è sempre qualcosa di profondamente contemporaneo. In realtà, ciò che sembra essere, da questo punto di vista, antico è forse il più contemporaneo che esista, perché lo si riformula a seconda delle necessità del momento. E quindi di volta in volta queste ancestralità, il valore di queste ancestralità cambia, positivo, negativo, appartiene a Tizio, appartiene a Caio, a seconda del momento in cui io lo invoco perché mi serve. Il caso di Canac che lei citava, che è un caso della Nuova Caledonia. Lì addirittura è successo che in Nuova Caledonia, dai quaderni di un antropologo che aveva raccolto alcuni racconti in cui compariva questa figura, Canac, che era un personaggio mitologico, poi gli identitari locali hanno creato una identità Canac, che sarebbe stato un antenato di tutto il popolo, ad esclusione di tutti gli altri, e ne hanno fatto un movimento identitario. Quindi lì, paradossalmente, sono gli antropologi che hanno dato ai nativi gli strumenti per farsi un'identità che non avevano. Vedo, intanto proseguo con la chat, ma se volete segnalarvi in altro modo intervenire, fatelo. C'è una domanda di Maria Rosa Poggio, che prego di Sì, intervenire. grazie mille. Brevissima. Il professore ha citato greci, persiani e romani e cartaginesi. C'è lo stesso contrasto perché anche a scuola diciamo sempre greci, persiani e tutto il discorso, le guerre persiane, i brani, però su romani e cartaginesi, al di là delle solite guerre puniche, se c'è lo stesso contrasto, la stessa separazione. Grazie, magnifico, forza. Abbiamo tutti i suoi libri a scuola, grazie, come adozioni. Liceo Classico Asti, grazie. È troppo buona, professoressa, la ringrazio. Beh, tra Roma e Cartagine, in realtà i rapporti sono assai più complessi di come vengono messi spesso, sia in qualche modo da Virgilio che ne stabilisce un'origine mitica, sia spesso nei manuali di storia. Perché se uno prende il Penulus di Plauto, che è una commedia in cui compare un personaggio cartaginese, e che tra l'altro fa un monologo nella sua lingua, in punico, che è l'unico testo lungo in punico che possediamo, e dicono gli studiosi appunto, di lingue fenice, di punico, che è anche sostanzialmente corretto, si capisce cosa vuol dire, perché poi ne dà anche una versione latina. Ecco, lì il personaggio del cartaginese è un personaggio assolutamente positivo, è una persona molto per bene, molto onesta.
che è venuta apposta per risarcire un, mi ricordo se un figlio, un nipote che ha subito un torto. Quindi in realtà lì c'è un ritratto molto positivo del cartaginese, ben diverso dal cartaginese infido, traditore periulus che taglia i garretti dei cavalli in battaglia, che non rispetta i patti, eccetera. E sì che siamo in un momento critico, perché è il momento fra le due guerre, insomma, quindi come dire, c'è conflitto vero. In realtà i rapporti, ma qui sono gli storici a dire, non devo certo farlo io, i rapporti fra romani e cartaginesi poi sono sempre stati estremamente intensi, rapporti di scambio, rapporti commerciali, rapporti linguistici, culturali, e quindi, come dire, poi ridurli a uno stereotipo, ecco, questo al solito falsa la verità, e soprattutto, a parte falsare la verità, che è un concetto poi difficile da dimostrare, tappa la testa, cioè toglie la voglia di andare avanti, di capire, di riflettere ulteriormente. Ecco. Il Pernus di Plauto io lo faccio sempre leggere ai miei studenti, perché gli apre una finestrina su un mondo che loro non immaginavano. Grazie. Beh, vedo nella chat anche richieste poi di precisazioni, indicazioni bibliografiche. Invito magari a scrivere a me. Trovate il mio indirizzo email nel sito dell'Università di Trento e poi girerò le questioni al professor Bettini. C'è una domanda, riflessione di Francesco, vedo c'è solo il nome, che dice l'ascendenza troiana di cui si vanta in particolare la gens Iulia sarà, dice, probabilmente da riferire anche non solo e non tanto a Troia in quanto città, ma anche alle origini divine di Enea, come la sua discendenza ovviamente da Venere, da Afrodite Venere. Direi che sì, è una considerazione che possiamo condividere. Pensando... Già adesso, già nell'Iliade, c'è una specie di profezia di cui si è molto discusso, in cui si dice che ne è destinato a un grande avvenire. Ora, non si sa se quei versi furono interpolati a un certo punto, vabbè, io non ci credo. Però di fatto lui è figlio di una dea e si dice che avrà un grande avvenire. Quindi, come dire, l'ancestralità troiana trovava lì sicuramente, la scelta troiana trovava già lì degli elementi buoni a cui appoggiarsi. Certo. Tra l'altro mi veniva in mente, pensando alle variazioni di questo gioco, come dire, di identità con i troiani, al momento in cui, in parte forse lo accennavi, i turchi di Maometto II conquistano Costantinopoli, la seconda Roma, e a quel punto ci sono umanisti intellettuali come Nea Silvio e Piccolomini, che poi diventa anche Papa, che bolla Maometto come principe dei troiani, dicendo, ecco, sono tornati nuovamente a combattere contro di noi, che adesso in quanto umanisti si identificano con la cultura greca, e quindi è un gioco. No, è molto importante, credo, quello che dicevi appunto sulla la questione della complessità, del non seguire gli stereotipi, perché poi mi viene in mente che anche la parola barbaros, per esempio, la definizione degli stranieri come barbaro, di cui tu hai ricordato, perché poi appunto riconosciuta dalle stesse fonti antiche, anche l'aspetto dispregiativo, poi, come dire, non impedisse nella realtà una convivenza ovviamente di commerci, di scambi, e anche dopo le guerre persiane che segnano, come dire, il grande momento di distanza e l'invenzione ideologica di questa contrapposizione fra Europa e Asia, ma anche dopo quelle guerre, se c'è bisogno di soldi, si va a chiederli al persiano, per quanto barbaro, diciamo, non ci si pongono problemi. E però, ecco, al di là, ovviamente sarebbe un discorso estremamente complesso, ma mi veniva in mente anche da questo punto di vista una suggestione che non so se sia sensata e possa avere un valore magari anche per l'oggi. Cioè ci sono popoli appunto definiti comunque barbaroi,
dei quali però i greci continuano ad ammirare la saggezza, la sapienza. Pensiamo all'Egitto e quindi alla celebrazione dell'antica saggezza egizia. E quindi mi suggerisce dal punto di vista generale, ma può convivere in realtà un senso di fortemente identitario e anche di superiorità e, con una fascinazione poi per le culture altre, con il senso di essere comunque attirati da quell'altro che pure si tende a distinguere così nettamente da noi. Sicuramente, sono i tanti paradossi dell'identità e degli identitari. Credo ce ne siano altri esempi nella storia, anche intorno a noi. Il rapporto, per esempio, con la Germania, credo per tanti aspetti, nella Europa del dopoguerra, anche in Italia, sia di questo tipo. Da un lato una forte contrapposizione dovuta anche a motivi storici recenti e anche a un disprezzo un po' atavico per i crucchi, ubriaconi, eccetera, eccetera. E contemporaneamente però l'idea che ma i tedeschi, la tecnologia, ma la serietà, ma la severità, ma... Quindi è come dire... Lo stereotipo è un po' una moneta, è come se si facesse sempre un commercio di stereotipi. E così è per i tedeschi verso l'Italia, che da un lato, se si pensa il dolce far niente, è una delle poche cose che tedesco medio sa di italiano, no? Però contemporaneamente l'Italia è questo luogo straordinario per la sua cultura, per la sua bellezza, per i suoi monumenti. E, come dire... Ecco, se riuscissimo a farla finita con queste cose sarebbe meglio, perché a volte poi degenerano in cose brutte e sanguinose. Però d'altronde, come dire, è anche a volte un modo per interagire, per avvicinarsi, per stabilire un dialogo. Lo stereotipo può anche avere una sua funzione di primo approccio, così come la rivendicazione dell'identità è o può essere un modo per affermare certi diritti che si sentono conculcati, che allora lì trovano un canale per esprimersi. Quindi sono concetti un po' difficili da maneggiare. Certo, grazie. E vedo una domanda della nostra collega di storia greca, Elena Franchi, ma forse Elena puoi porla direttamente, senza che io legga in chat. Grazie, buonasera. Io volevo chiedere al professor Bettini di tornare sul significato arcaico di hostis e sull'eventuale nesso con una dimensione di confronto con l'altro che è considerato di pari livello o non troppo diverso, diciamo. Grazie. Sì, il termine hostis, allora la radice da cui è tratto hostis è quella di osti ostire. Ostire vuol dire pareggiare in latino, tant'è che il peso che io metto sulla bilancia per fare per pesare, diciamo, no? Per fare le stimazioni, per valutare, si chiama ostimentum. E c'è una divinità arcaica romana che si chiama Ostilina, che è la dea che fa crescere le spighe pari. Quindi ostire significa pareggiare. L'ostis è probabilmente propriamente un par. E quindi per questo si dice pari iure con popolo romano, perché quando viene a Roma per determinati negozia lui ha gli stessi diritti del cittadino romano, e anzi se si stabilisce lo status dies cum hoste, cioè il giorno stabilito per andare in giudizio con l'hostis, è una delle cause che ti possono esimere dal presentarti alla leva militare. Quindi una cosa serissima. Con l'ostis non si scherza. Quello che colpisce è che l'ostis diventa nemico. Significa anche nemico. Ma questa è una dialettica che al solito noi moderni non capiamo più, ed è una dialettica da popoli piccoli. Di questo, diciamo, gli antropologi... Mi riferisco ancora una volta a Claude Lévi-Strauss, ma anche a molti altri. Poi le manderò magari un'indicazione di un bel articolo di alcune nostre dottorande, ora dottrici, dottoresse di ricerca sui quaderni a ramo d'oro.
quando sono comunità piccole, il partner commerciale è anche il nemico. Cioè, a volte io ci commercio, a volte io ci faccio la guerra. Più ancora, e questo è ancora, come dire, cercare di entrare ancora di più in certi quadri mentali che non sono nostri. Ci sono comunità con cui io posso fare la guerra perché le ritengo al mio livello. E altre no. Altre io non le considero nemmeno degne di scontrarmici. Ecco, l'hostis in questo senso è un nemico che è degno di essere considerato tale perché è pari a me. Ecco, questa è una logica, però una logica del Lazio diviso in tante piccole comunità, no? Non una logica imperiale o perlomeno panitalica, in cui questo ormai non ha più senso, per cui l'hostis è semplicemente il nemico. Ecco. Sì, mi ricordo alcune pagine di Ivan Pritchard sul Muir, il discorso sul nemico che è considerato pari e che dunque è considerato di livello tale per cui ci si può scontrare con lui. Mi ci posso scontrare. Per questo molto spesso io culturalmente me lo costruisco il nemico come pari. Cioè gli riconosco dei meriti, dei miti, dei racconti che lo rendono un avversario degno, perché c'è di mezzo al solito la mia identità, l'identità del mio gruppo, che non vuole essere umiliata, sminuita da uno scontro con chi non lo merita. Grazie. Sono tantissime le domande, non cito poi tutti gli apprezzamenti e i complimenti, mi scuso se non riesco a tenere dietro a tutte le domande che sono davvero tante, ma si era prenotata adesso finalmente una latinista, ecco, per pareggiare, Alice Bonandini. Alice, Innanzitutto buonasera. Allora, io sono rimasta molto colpita da questa visione di grecus come termine denigratorio, che in effetti mi sembra spiegare bene una questione abbastanza bizzarra del latino, che è greculus, cioè l'uso di un diminutivo su un etnonimo, che è cosa anche difficile da tradurre, grecetto, grecuzzo, insomma, a volte si fa un po' fatica, ma che si spiega proprio se gli diamo un valore del tutto epocoristico. In effetti questo è il valore che ha, per esempio, spesso in Cicerone, no? Il greculus è quello che è loquax, che è oziosus, è quello che è più desideroso, no? Della contentio che della veritas, eccetera. Ma allora quindi io mi chiedevo, mi veniva questo dubbio, ma quest'uso un po' negativo può essere legato anche a un certo disagio, un senso di inferiorità culturale letteraria dei latini, cioè legarsi un po' a questo tema della famosa Grecia catta, insomma. Penso di sì, penso che tu abbia assolutamente ragione, Alice. Mi vengono in mente quelle almeno due volte in cui Cicerone si picca di dire i greci hanno una sola parola per dire questo, per esempio faccia, no? Dice loro hanno solo prosopo, mentre noi abbiamo la facies, abbiamo il vultus, oppure i greci dicono solo mania, ma noi latini siamo molto più ricchi, abbiamo il furor, abbiamo l'insania, abbiamo l'insanita, cioè, come dire, e lì, non lo so, è un po' un gioco, me ne rendo conto, ma un po' di complesso ci si sente, eh? Il complesso della patria sermonis e gesta, cioè, non è vero, noi in realtà, ecco, perché d'altra parte mettersi, diciamo, nella condizione di un romano, cioè, è dura, è uno che bene o male lo sa che tutta la sua cultura viene da un'altra parte. Perché così è. Quando i romani passano da una fase orale o semi-orale della loro cultura e cominciano, ma non prima della seconda metà del terzo secolo avanti Cristo, ad avere un vero e proprio sistema, no? Una vera e propria cultura scritta, che vuol dire autori che scrivono per il teatro, maestri che commentano nelle scuole un testo, scrivono per la lettura personale, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo avviene per questo enorme impulso della Grecia. L'Odusia, che l'Odissea è tradotta, le commedie tradotte, eccetera. Beh, allora, insomma, uno un po' complessato si sente. Se noi italiani, per assurdo, ci sentissimo
debitori praticamente in tutto, dagli americani o dai tedeschi, per quello che abbiamo fatto, credo che soffriremo, cioè avremmo, come dire, un certo complesso. No, no, non è l'origine della letteratura latina, in realtà è bizzarra, perché è come se fosse, come dire, un innesto in un tronco dove ci si mette un tronco di mele, invece metto le pere, ma lo so che quando mi escono le pere erano le mele di quegli altri, ecco, è un po' così. Grazie. Una domanda di Adele Annecchini che mi sembra ti competa, anche perché tra i tuoi libri ce n'è anche uno che si intitola Homo Sum, e quindi domanda come si concilia questa concezione negativa dello straniero così diffusa nel mondo antico con la nozione, il sentimento di humanitas che ci deriva anch'esso dai nostri classici. Beh, dunque, una nozione negativa dello straniero. Tanto per cominciare, la cosa, come dire, banale dirlo, ma è molto più sfumata di così, nel senso che poi fino dai poemi omerici comunque lo straniero, lo xenos, l'ospite, questo è protetto da Zeus, cioè c'è un meccanismo di difesa di quello che arriva da fuori, diciamo, questo è esiste questo indiscutibilmente. Però dal punto di vista filosofico non dimentichiamo che non si parla di straniero, cioè di non appartenente alla mia comunità, ma si parla di uomo, cioè la filantropia, il filantropos, non pensa, non ha in mente lo schema mia comunità, altra comunità, ha in mente uno schema più vasto, dove quel filos poi non vuol dire che ama, ma, come indicano gli studi benveniste in poi, diciamo, il filos dei greci indica l'appartenenza, l'avere la speciale rapporto con. Quindi il filantropos non è quello che ama l'uomo, cioè non è un cristiano. Il filantropos è quello che dice il mio punto di riferimento è l'uomo, quello che mi interessa è l'uomo, così come il filelen è quello che ama, non quello che ama i greci, ma quello che ha un interesse speciale per i greci. E così l'humanitas è centrata attorno all'uomo, che è questa nozione molto bella che ha il latino, che non distingue tra maschio e femmina, perché ha le sue brave parole, l'uomo è l'essere umano, e l'humanitas, l'atteggiamento, come dire, umanistico, implica la caratteristica di essere umano, la caratteristica di essere mite, gentile e generoso, perché questo è humanus, si identifica il vero uomo con colui che è mite e generoso, e infine humanitas e humanus è colui che ha una cultura. Humanitas è una... Plinio dice, il papiro è una pianta molto importante, avrei fatto bene a parlarne prima, perché al papiro l'humanitas deve moltissimo. Perché? Perché sui fogli di papiro si scrive. Cioè sì. Quindi è una nozione estremamente complessa quella di humanitas, che però, ripeto, prescinde dalla opposizione noi-loro, ma fa un discorso generale sull'uomo. Naturalmente poi, come questo discorso generale sull'uomo si integra o viene in conflitto con le singole rappresentazioni delle comunità, dei gruppi, delle etnie, eccetera, beh, questo è tutto un altro discorso, ma è un discorso, ahimè, assolutamente contemporaneo, perché è il discorso dei diritti dell'uomo rispetto alle comunità nazionali, alle etnie, ai gruppi locali, eccetera. Dunque, aggiungerei, ecco, non vogliamo abusare della pazienza del professor Bettini, che ringraziamo di nuovo. Magari io vedo ancora adesso una domanda,
forse ce la riusciamo a farla, poi magari possiamo, se non ce ne sono altre, avviarci alla conclusione, magari chiedo a Maurizio Giangiulio in questo caso, poi se vuole aiutarci a tirare le somme di questa, mi sembra stato insomma un pomeriggio veramente affascinante e interessante. La domanda che viene da Cristina, direi, è se l'accezione denigratoria del termine grecus, e poi greculus in particolare, cambia nel tempo, cioè se per esempio nel periodo imperiale più accentuata, nella domanda si cita Giovenale, non so se... Ma mi sembra un po', come dire, una costante. Non saprei, forse non ho le informazioni sufficienti. Citare il Giovenale, ecco, è pericoloso, perché pericoloso in senso positivo, non che abbia fatto male citarlo, anzi, perché cita una delle figure più fortemente identitarie della cultura romana e più fortemente esclusiviste. Il disprezzo che Giovenale manifesta nei confronti di egiziani ed ebrei, per esempio, è fortissimo. E il suo vanto di essere colui che è stato nutrito con le olive della Sabina ricorda moltissimo il vanto di chi è stato nutrito, non so, da tortellino di maiale e non da quello di pollo o da, non so, altre cose che non nomino per non offendere nessuno. Però ecco, adesso non ricordo Giovenale che cosa dica dei greci, ma può darsi che anche i greci rientrino in questa caratterizzazione negativa, e non mi stupirebbe perché, ripeto, Giovenale nella sua biliosità estrema è anche estremamente identitario ed estremamente esclusivo. Certo, io ricordo vagamente un verso di Giovenale che dice: non conta più nulla avere respirato l'aria dell'Aventino da piccoli, adesso tutti questi stranieri. No. E insomma, ricorre effettivamente, è un caso di permanenza del classico questo. Sì, sì. Ricorre spesso. Bambini, intanto ti ringrazio moltissimo, hai chiuso, come era prevedibile, nella maniera più splendida questo primo ciclo di incontri. Lascerei la parola al direttore del nostro centro di eccellenza che questo ciclo ha voluto, Maurizio. Grazie Giorgio, ma hai già ha concluso Maurizio, hai concluso tu, non vedo cosa possa fare, tanto più che una delle frasi più delle cose più belle che abbia mai letto, come è un rigo di Melville in La balena bianca, no? Quando dice God keep me from completing anything. Allora, dovrei dire Dio mi guardi dal concludere alcunché, no? Quindi non concludo nulla, ma in omaggio a Maurizio vorrei fare una rapidissima considerazione, cioè che lui lo sa perfettamente, però magari qualche ragazzo no. Cioè che la stessa complessità semantica, la stessa, come dire, polarità, ecco, che c'è nel campo semantico di hostis, c'è in greco nel campo semantico di xenos, ovviamente, no? Lo straniero, ma anche colui che è legato da quello che tecnicamente si chiama un rapporto di reciprocità ritualizzato con l'altro, no? Quindi insomma è un dato costitutivo, ma di che cosa? Di un momento originario, antico, insomma, se vogliamo, risalente del mondo greco-romano, rispettivamente, in cui, diciamo, questo mondo non si è costituito a centro del potere, in qualche modo, quindi che si contrappone, ma che si contrappone all'Asia, per esempio, all'Oriente, no, eccetera. Ma è un mondo estremamente plurale, intrecciato,
reticolato. Questo vale per tutto il mondo arcaico prima delle guerre persiane, in misura fortissima, in cui, voglio dire, i più alti esponenti dell'elite ateniese si sposavano principesse tracee, e poi da quelle discendenze alla lontana nascevano i grandi storici dell'Occidente europeo. Tucidide aveva sangue trace nelle, trace nelle sue vene, no? Ecco. E aggiungo che a quel mondo apparteneva ovviamente anche Omero, sia stato chi sia stato, perché i troiani, insomma, i troiani non sono mai barbarizzati, che io sappia, in Omero. Sono veramente degni di combattere. È un mondo agonale, non è un mondo contrapposto, quello dell'Iliade, no? Sono in un certo senso allo stesso livello, voglio dire, se non addirittura a più alto livello, Priamo, Ettore rispetto ad Achille. E allora la domanda finale è: ma non è che i romani avevano presente anche questo? Che i troiani erano la cosa più alta da cui potevano discendere, esclusi i greci, perché non era possibile, come ha detto Maurizio? Domanda finale. Giustissimo. No, i troiani sono figure molto nobili. Ettore è un personaggio indimenticabile, un grande guerriero. Può essere sconfitto solo da uno che è di origini divine. E poi i troiani, non dimentichiamo che, sembra banale, ma insomma, parlano la stessa lingua dei greci e adorano le stesse divinità. Cioè, in realtà, la differenza tra questi due gruppi non esiste. Ho sentito citare la distruzione di Troia come primo esempio di genocidio nel mondo antico. Ma quando mai? Genocidio si fa per disprezzo, per conflitto religioso, per, come dire, negazione dell'umanità a colui che stermino. Cioè, ma questo non è il caso dei troiani. Quindi hai assolutamente ragione. Cioè, questi sono un paradigma di enorme nobiltà. Hanno solo perso, però, santo Dio, erano i troiani. Anche noi quando giocavamo a Grecia e troiani, io da tanto ho fatto il troiano, insomma, diciamo la verità. E non erano poi così. Grazie Maurizio. Grazie a voi tutti, mi saluto. Grazie. Grazie di nuovo, grazie a tutti. Grazie. Buona serata. Tante grazie. Concludo la sessione. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, Giorgio. Arrivederci.